Argomento di oggi è forse la novella più nota dell'intero Decameron, quella di Andreuccio da Perugia. Siamo nella seconda giornata e quella di Andreuccio è la quinta novella narrata all'interno della seconda giornata. Chi la narra sarà Fiammetta, che deve appunto narrare una novella centrata sull'argomento che è stato stabilito. L'argomento stabilito sono quelle delle avventure a lieto fine. Quindi già sappiamo che Andreuccio da Perugia alla fine riuscirà a cavarsela in mezzo ad una situazione davvero molto difficile all'interno della quale si troverà il nostro giovane mercante. Infatti, ecco, vediamo come viene presentata l'opera dallo stesso Boccaccio. Andreuccio da Perugia, venuto a Napoli a comprar cavalli, in una notte da tre gravi accidenti soprappreso, da tutti scampato, con un rubino si torna a casa sua. Protagonista, quindi, ecco, lo stiamo già accennando in precedenza, è quello che appunto viene sintetizzato normalmente nel nome appunto della protagonista, che è Andreuccio da Perugia, un giovane inesperto mercante di cavalli che appunto viene da Napoli, da Perugia, scusate, a Napoli per comprare appunto cavalli all'importante mercato della città partenopea. Ma il giovane Andreuccio deve ancora imparare le regole sia della mercatura che più in generale della vita. La storia, quindi, che viene narrata già da tutti i critici viene appunto letta come un percorso di formazione. Giovane mercante, una giovane persona che attraverso l'esperienza impara quindi ecco come un mercante si deve comportare, ma impara anche come un uomo in qualche modo deve sapersi comportare, cavarsela all'interno delle diverse situazioni appunto che la vita gli può in qualche modo mettere di fronte, mettere incontro. Siamo a Napoli, siamo a Firenze. Napoli all'epoca era la più grande città dell'intero Mediterraneo, capitale appunto di uno stato ricco, importante, il Regno di Napoli, in cui lo stesso Boccaccio appunto ha vissuto la sua giovinezza molto importante, il suo apprendistato culturale, umano, amoroso, certamente molto importante, ed ha avuto un peso in tutta anche la sua vita successiva, sempre anche come rimpianto dall'autore. Siamo quindi a Napoli, una grande città, un grande porto, di notte. E anche questo è un elemento che viene fatto notare molte volte di modernità. La città, la notte, buia, pericolosa per certi aspetti, diventa un moderno spazio dell'avventura. Sarebbe più normale pensare appunto, certamente la notte è sempre il momento del pericolo, dove in qualche modo dietro ogni angolo, dietro ogni anfratto può nascondersi qualcosa, qualcuno che può anche in un certo senso mettere davvero in pericolo la stessa esistenza del protagonista. Ma qui appunto siamo in città, non siamo nel bosco, nella foresta, nella selva, oppure ecco è la moderna, potremmo anche dire, giungla metropolitana che già in qualche modo esisteva all'epoca. Andreuccio veniva certamente da una cittadina più piccola e quindi non sapeva davvero come in qualche modo riuscire a cavarsela all'interno di una situazione di questo tipo. Ma vedremo i temi, quindi ecco quali sono. Sono evidentemente, abbiamo detto allora, quindi avventure, l'avventura, il caso, la sorte, l'imprevedibile, la fortuna, che appunto, come già dovremmo sapere, viene vista dal narratore, dal Boccaccio, come un succedersi imprevedibile di eventi, a volte fortunati, a volte sfortunati. Come si può in qualche modo rispondere appunto a questo variare che non dipende dall'uomo in prima persona, degli avvenimenti, attraverso la propria industria, attraverso la propria intelligenza, che viene vista appunto anche come furbizia, astuzia, capacità dell'uomo mercante ancor di più, che ha sempre a che fare con gente sempre nuova, sempre diversa, che viene da luoghi lontani, di cavarsela in situazioni difficili. È quello che appunto attraverso questo percorso di formazione il giovane mercante perugino impara nella grande città di notte a Napoli. Vediamo un po' allora il riassunto della vicenda. Di fatto, come già stavamo accennando, il giovane inesperto mercante perugino Andreuccio va al mercato di Napoli, molto noto, molto famoso all'epoca, diretto contatto ovviamente con tutto il Mediterraneo, per comprare dei cavalli. Qui il nostro non si accorge
ma è notato da una giovane e bella prostituta di origine siciliana che organizza un piano per derubarlo. Infatti, il giovane mercante non riesce nel suo, diciamo così, tentativo di acquistare e trovare un buon prezzo per un buon cavallo, anche perché non è capace di gestire come si deve quelle che dovrebbero essere le operazioni d'acquisto. Mostra subito quello che sono le sue possibilità, le sue ricchezze, una ricca borsa piena di fiori di d'oro che infatti attira anche la cupidigia della giovane e bella prostituta, ma in qualche modo fa anche capire ai venditori quelle che sono le potenzialità dell'acquirente. È chiaro che scoprendo le carte tu ti trovi subito in difficoltà. È un qualcosa che Andreuccio imparerà a sue spese. Non riesce quindi ad acquistare, se ne va da questo punto di vista sconfitto, rimandando il suo tentativo d'acquisto, ma appunto viene contattato da un'emissaria di questa giovane prostituta, una persona anziana che Andreuccio in qualche modo conosceva e così via, che lo convince e lo invita appunto alla sera presso un'abitazione di una persona che in qualche modo vuole vedere. Andruccio non conosce, ma in realtà questa abitazione è posta in un quartiere malfamato che Boccaccio ben conosce proprio perché appunto ha vissuto anche a Napoli, un quartiere vicino al porto, già in nome è tutto un programma, il quartiere di Malpertugio, il nostro inconsapevole si reca, entra in questa casa, trova appunto questa giovane, molto gentile, molto cortese, in apparenza fanciulla, che si presenta come una sua sorella illegittima figlia appunto di un'avventura, giovane adulto sconosciuta, che il padre aveva avuto a Napoli in precedenza durante appunto quelle che erano state le sue precedenti vicende, viaggio appunto per motivi di affari. Il racconto della giovane così convincente, lei si dimostra così gentile, così cortese, specialmente per lo sprovveduto Andreuccio, che Andreuccio le crede pienamente, accetta appunto di rimanere a mangiare come le viene offerto, addirittura poi proprio perché è pericoloso uscire a queste ore e così via. Ben mangiato, ben bevuto, accetta anche di stare così a dormire. Di notte poi si sveglia, il caldo, il troppo mangiare, il troppo bere, il nostro ha anche bisogno di dover recarsi un attimo in bagno per espletare quelli che sono i suoi bisogni. Questo gli porterà fortuna e sfortuna, sarà un caso fortunato e sfortunato al tempo stesso, perché appunto ecco, avvicinandosi presso quello che era appunto la latrina, cioè l'angolo che in qualche modo questa casa aveva, che permetteva in un certo senso poi di poter espellere al di fuori quelli che erano appunto i bisogni dei singoli individui, il nostro si reca appunto presso questa latrina, ma le assi appunto di legno, di questo pavimento, di questa struttura comunque ecco, abbastanza precaria, sono rotte, quindi il nostro inciampa, una trave in qualche modo si alza, si solleva, quindi si spezza, si rompe il pavimento e il nostro cade appunto di sotto, al di fuori, in mezzo appunto tra i liquami di questa latrina. Quindi, e si ritrova fuori dalla casa per strada. Il nostro appena così urla, vai da farsi sentire, far capire quello che è successo, ma nessuno gli risponde, solo capisce, anzi viene preso a male parole dalle persone del vicinato che in qualche modo vengono disturbate in piena notte da questa persona che urla, che strepita chiaramente da casa, nessuno viene a salvarlo, quindi anzi la porta ovviamente a termine quello che è il suo piano e quindi si appropria di tutte le ricchezze che l'incauto Andreuccio aveva portato con sé. Il nostro quindi scopre l'inganno, si ritrova solo, senza più soldi, senza più abiti di notte, in una città sconosciuta e pericolosa. Non gli rimane che ritornare malmesso, in realtà anche appunto con un odore molto forte e caduto in una latrina in mezzo a una fossa di liquami, cercare di tornare verso casa, verso l'albergo, in qualche modo dove lui avrebbe dovuto andare a dormire, a riposare sulla via del ritorno, incontra però
due ladri a cui racconta la sua triste storia. I due sono del luogo, chiaramente capiscono benissimo quello che è capitato ad Andreuccio e prima gli fanno capire il rischio mortale che ha corso in casa della prostituta andando appunto in un luogo pericolosissimo in cui il proprietario, il gestore del tutto era ben noto, Buttafuoco. Così viene citato, pericolosissimo. Se fosse rimasto in casa, se fosse addormentato, se fosse svegliato, molto probabilmente non avrebbe più visto la luce del giorno il nostro povero Andreuccio. Poi però, quindi tutto sommato, gli è andato anche bene. Poi però illustrano anche cosa ci fanno in giro queste due persone. Abbiamo già detto che sono due ladri, gli illustrano il loro piano, recarsi presso appunto il Duomo di Napoli, nella zona centrale, per derubare il cadavere dell'arcivescovo Filippo Minutolo, che è proprio appena morto, è stato sepolto e seppellito appunto con tutti gli onori, chiaramente in Duomo, con una serie di ornamenti e oggetti preziosi. La loro idea è quella di recarsi di notte sul Duomo, appunto entrare nella tomba, nella bara dell'arcivescovo e in qualche modo appropriarsi delle ricchezze che si trovano appunto dentro di essa. Andreuccio, in difficoltà, è desideroso di rifarsi del denaro perso. Con quale faccia sarebbe tornato a casa, Andreuccio, senza soldi, senza niente? Cosa raccontare? Come dire? Tutto questo, lui, un mercante, in qualche modo si faceva fregare in questo modo, decide, insomma, di andare con loro per vedere di recuperare qualcosa dei soldi che ha perso in casa della prostituta. È ovvio che però così non può andare avanti. La prima cosa che notano i due ladri, sentono i due ladri, la terribile puzza appunto di latrina di Andreuccio. Quindi vanno in una piazzetta dove c'è appunto un fosso, dicono, calati nel fosso, vedi appunto di lavarsi in modo che si può anche nascondersi più facilmente. Va bene il buio, ma l'odore si sente benissimo. Mentre appunto sono in un pozzo, calano Andreuccio nel fondo del pozzo per lavarsi, arrivano due guardie che appunto stanno controllando che non succeda nulla di male in una città notturna, come abbiamo già detto, molto pericolosa. Sono lì, non posso semplicemente bere, caldo, sono assetate. Ovviamente i ladri non possono fare altro che scappare, fuggire, lasciare così Andreuccio in realtà in fondo al pozzo che deve salire, appunto, la fune, la carrucola. In realtà sono le guardie poi a svolgere appunto questo compito, devono tirare su il secchio dal pozzo, tirando su questo secchio particolarmente pesante dal pozzo, non è particolarmente pesante soltanto per l'acqua che vanno a ricavare, ma anche perché c'è aggrappato il giovane Andreuccio, mai più sarebbero aspettato un qualcosa del genere, quando emergere appunto dal fondo buio del pozzo è un'ombra, una figura umana, una situazione del genere, le guardie scappano spaventate, terrorizzate. Quindi fortunosamente il nostro, allora quindi spaventando le due guardie, riesce a cavarsela, prendersene va almeno un po' più lavato, in direzione appunto di queste vie strane che non conosce bene, incontra nuovamente i due ladri e con loro poi si reca in chiesa per compiere quello che devono compiere, il furto. Arrivano, vanno, una volta entrato, chiaramente è lui ad essere obbligato anche con la forza delle parole e con le minacce a calarsi dentro nella barra. Un sarcofago, chiaramente devono spostare questa pesante lastra che ricopre appunto, no, chiude la tomba e lui si deve calare dentro questo luogo, insomma, tutto sommato, non certo accogliente, però per prendere questo ricco tesoro. Tocca a lui fare questo, si cala dentro il profondo di questa bara per trafugare il tesoro e comincia a consegnare appunto tutto quello che si trova all'interno, però, propriamente detto, capisce benissimo quella che è la sua situazione fragile, debole, con due ladri, in un luogo che non conosce. Se consegnasse tutto, è evidente che i due ladri, una volta che sono preso quella che a loro interessa, avrebbero lasciato lì così il giovane Andreuccio, che da solo non ce la fa ad uscire appunto da questa tomba, non potrà mai più uscire. Che fa allora quindi Andreuccio? Ha una sola possibilità, rifiuta quindi di dare tutto quello che si trova dentro all'interno della bara per avere, insomma, in modo che loro abbiano ancora un interesse per cavarlo fuori da lì. Si tiene quindi l'ultimo preziosissimo rubino, in qualche modo, che era
faceva parte del ricco corredo con cui l'arcivescovo era stato appunto sepolto. I prima insistono, fanno, poi la situazione è così, insomma, loro decidono di accontentarsi, insomma, di tutto quello che comunque sono riusciti a prendere, di andarsene lasciando l'ultimo prezioso rubino nella tomba assieme all'Andreuccio, che non può fare nulla, quindi rimane solo lì col suo rubino, ma impossibilitato a uscire, rinchiuso nella tomba, dove il povero Andreuccio, dopo una giornata certamente ricca di impegni, pericoli, avventure, alla fine finisce per addormentarsi per la stanchezza e la disperazione. Ma la notte è ancora lunga, infatti non passa molto però che Andreuccio sente, si sveglia, perché sente muoversi il coperchio della bara che si apre di nuovo. È un altro gruppo di ladri. Sono arrivati un po' tardi. Di questo gruppo di ladri fa parte anche un prete, è un qualcosa, preti, frate, suore, non sempre fanno bella figura all'interno del Decamerono. È in qualche modo comunque che a livello popolare, chiaramente le accuse al clero di non fare quello che dovrebbe fare, molto diffuso. Anche all'epoca non abbiamo varie prove all'interno del Decameron di Boccaccio. Insomma, questo prete alla fine è lui che si infila per appropriarsi del tesoro. Chiaramente c'è buio, non vede niente, e lì ecco che allora Andreuccio comprende, capisce già tutto sommato, vediamo questo processo di formazione, ha capito gli errori, ha imparato, però ormai era troppo tardi, ha fatto quello che ha potuto prima con i ladri nella situazione in cui si è andato a cacciare. Ciò non toglie che in qualche modo, certo, il rubino se l'ha tenuto, ma nella tomba c'era rimasto lui. Adesso che cosa deve fare quando tutto sommato il prete si cala con le gambe all'interno della bara della tomba? Certamente non è qualcosa di tranquillo la situazione, si sta rubando all'interno di una chiesa, si sta entrando in una tomba, ma è una situazione così. Andreuccio, insomma, che cosa fa? Insomma, approfittando del buio della situazione, afferra rapidamente una gamba del frate che sta entrando. Questo, ovviamente, è urla, terrorizzato, non puoi immaginare che ci sia un'altra persona viva. Immagina che il morto in qualche modo si vendichi di quell'atto sacrilego che un prete lui proprio sta compiendo, e quindi terrorizzato non può fare altro che fuggire lui e tutto il resto della sua banda, lasciando aperto il coperchio. Ecco che allora finalmente con il coperchio aperto il nostro Andreuccio può uscire fatica e via, portandosi dietro il suo rubino. Può così allora tornare a casa sano e salvo, prima in albergo, poi a Perugia, senza cavalli, ma con un preziosissimo rubino, raccontando quindi che invece di aver comprato i cavalli ha trovato più utile fare un investimento di questo tipo. Il nostro giovane Andreuccio da Perugia, quindi ecco, dopo tutto questo insieme di avventure, è riuscito appunto a cavarsi il finale lieto. Il nostro protagonista ha imparato, si è formato come uomo e come mercante, ha capito quali che sono le difficoltà e i pericoli della vita. Una situazione tutto sommato, come vedete, ricca, avventurosa, ricchissima di colpi di scena e anche divertente. Il divertimento, chiaramente, certo, noi potremmo anche dire, beh, ma che Andreuccio non si è comportato in maniera alla fine molto corretta, è un furto quello che ha fatto. In realtà quello che conta in questo caso era il gioco, il divertimento, il fine e questo così piacevole. E poi non dimentichiamo, come molte volte anche all'epoca, proprio il confine, il limitare tra ciò che era lecito e non lecito per un mercante diverso della a seconda della situazione era diversa come possiamo pensarla noi oggi. Ma il fine fondamentale appunto era il divertimento, il lieto fine. Andreuccio ha capito, non sbaglierà